problema centrale non è soltanto di lavorare per fondere quegli elettorati che sono già convinti, bisogna conquistare quelli che non hanno più fiducia nella politica. 32 anni dopo, Achille Occhetto è ancora lì a tifare per la svolta, anche se qualcuno in queste ore rievoca la sua gioiosa macchina da guerra, che dopo la vittoria alle amministrative del 93 si schiantò contro Berlusconi. Io auspico che non sia così, perché non vedo che ci sia qualche cosa di nuovo, come è stato Berlusconi, che può scompigliare il quadro. Qual è il significato di questo risultato elettorale? Ma io credo che sia un risultato molto importante, che non è vero che la destra era destinata a vincere. L'altro dato di queste elezioni è l'astensionismo. Nelle carte nautiche del Cinquecento c'era una parte dove c'erano i paesi conosciuti, poi c'era scritto terra incognita. Ebbene, quest'area è una terra incognita per le forze politiche e anche per la sinistra, che dovrebbe tentare di andare alla scoperta, e l'unico modo per farlo è quello di riprendersi la piazza. Non si può più avere una sinistra puramente ministeriale. Però il centrosinistra in piazza c'è stato, alla manifestazione della CGIL ha partecipato anche Conte, Di Maio. Io sono rimasto molto commosso a vedere quella piazza, però non basta, ci vuole una sinistra capace di ritornare in quella terra incognita per educarla sui grandi valori di trasformazione della società. Che gli operai entrino in lotta sulla puntura del vaccino, io li voglio vedere invece in lotta sul problema dei salari, sul problema della distribuzione, sull'ingiustizia della società attuale di tipo capitalistico. L'asse PD 5 Stelle esce rafforzato o indebolito visto il risultato deludente dei 5 Stelle? Non c'è dubbio che avremo una parte dell'elettorato dei 5 Stelle che si convincerà ancora di più della necessità di scegliere tra destra e sinistra. C'è un'altra parte che probabilmente sarà mossa ancora sull'idea della mera protesta che non ha sbocco. Io spero che prevalga quella che è disposta a fare una grande alleanza democratica per il cambiamento del paese. Potrebbe essere Enrico Letta il federatore di questo nuovo centrosinistra? Come ha detto lo stesso Letta, penso che abbia la funzione di federatore il Partito Democratico, e ha ragione, perché in questa galassia è il partito maggioritario, ma bisogna capire che non basta dirsi democratici, ma dire chiaramente che si è democratici di sinistra.